Abbiamo già una gamma completa di veicoli elettrici che rispondono a tutte le esigenze del mercato. Oggi presentiamo al Salone di Ginevra un motore ancora più evoluto, un motore che permette di aumentare l'autonomia dai 200 ai 240, l'autonomia ufficiale. Sono 30 km in più dai 210 ai 240, che rappresentano circa un 20 km in più a livello reale, e i tempi di ricarica si riducono del 15%. Dunque un motore più piccolo e più evoluto. È una nuova tecnologia e cresce 20 volte più veloce dell'ibrido quando è stato lanciato, per cui sta crescendo anche se i numeri sono ancora piccoli. In Italia non è la Norvegia è un mercato dove l'elettrico conta il 20%, in Italia ci arriveremo un po' più piano, questo dovuto al fatto di due elementi che devono essere ancora migliorati: da una parte l'infrastruttura, le colonie di ricarica sono ancora insufficienti sul territorio, e due, la politica di sostegno all'utilizzo o all'acquisto del veicolo elettrico. La politica di sostegno del governo italiano sull'elettrico deve essere una politica legata anche ai volumi disponibili sul mercato, per cui oggi è insufficiente. Penso però che il punto principale non è la politica di sostegno, ma è più l'infrastruttura. Se la vettura è ricaricabile ovunque, allora si acquista più facilmente. Basti pensare al GPL e al metano: una volta che l'infrastruttura si è costruita sul territorio, le vendite sono arrivate. Come la Formula 1 è per noi un territorio di studio per migliorare i nostri prodotti di serie, vedi i motori Energy che appunto offrono il miglior rapporto tra prestazioni, consumi ed emissioni, anche la Formula E va a dimostrare di nuovo la nostra leadership a livello europeo e italiano sull'elettrico. Questo campo di prova sportivo estremo ci permetterà di migliorare ulteriormente la tecnologia elettrica. Per adesso la proposta è sufficiente per la domanda che esiste sul mercato, appena crescerà ci potrebbero essere altre possibilità.